Valentina Gasparet, curatrice di Pordenone Legge, cosa ci puoi dire in un minuto di Pordenone Legge? Quali sono i principi fondanti di questo festival? Beh, Pordenone Legge, lo dice il nome stesso, la città è all'interno del festival in una maniera fondamentale, viva e partecipe, la città sente il festival proprio. Questi 5 giorni di settembre, l'ultima edizione si è svolta dal 19 al 23 settembre scorso, la 12ª edizione, è senz'altro un'atmosfera speciale quella che si crea proprio per questa condivisione da parte della città che vive il festival come cosa propria, e poi 350 autori ospiti, 250 incontri, 120.000 le presenze dell'ultima edizione, insomma un evento importante che però è condiviso dal territorio, è vissuto dal territorio. Questo forse è uno degli elementi più importanti e più interessanti. Quando ci sono problemi finanziari, economici, come purtroppo in questo momento, contano molto anche le cose accessorie. Qual è l'ingrediente in più che mettete voi di Pordenone Legge? Senz'altro sì, ci aspetta un anno difficile, forse anche più di un anno in cui bisognerà lavorare molto, lavorare duro e pensare ad affrontare queste difficoltà con anche un elemento in più che forse può essere quello della creatività, del inventarsi nuove possibilità, nuove strade per supplire a dei sacrifici, delle mancanze che necessariamente ci saranno, ma anche con l'entusiasmo di poter creare qualcosa di nuovo e di soprattutto proporre qualcosa di nuovo ai giovani, delle nuove possibilità e delle nuove risposte alle loro tante domande. Bene, grazie da parte di Cilindro, il nostro candidato sindaco, e il sito di Pordenone Legge è www.pordenonelegge.it. Grazie a voi.